Hello, many greetings from Wuppertal to Ancona. Buongiorno, sono Dominique Merci, danzatore dal Tanztheater Wuppertal Pina Bausch da molti anni. I am Bénédicte Bélier. I was invited from Cristiano Marcelli to give a workshop in Ancona with my beautiful colleague Joan Endicott in October 2019. We were both members of the Wuppertal Tanztheater during many years. Mi chiamo Fernando Suels e sono un danzatore. Hello, my name's Julie Shanahan and I've been a member of the dance theatre Pina Bausch, Wuppertal, for 33 years. Buongiorno, mi chiamo Jean-Laurent Asportes. Sono un coreografo danzatore che vive a Wuppertal. I am Nayeon Kim, dancer by Pina Bausch, Wuppertal, Tanztheater in Germany. Buongiorno. Sono Pawaran, sono ballerino, coreografo e insegnante. Sono stato 15 anni al Tanztheater Wuppertal Pina Bausch in Germania. Sono stato anche parecchie volte ad Ancona, dove ho un rapporto molto importante per la mia carriera e anche a livello personale. My name is Barbara Kaufmann. I'm a dancer and stager at Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Sono Marigia Maggi Pinto, sono un'ex danzatrice della compagnia del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Ho lavorato in 14 differenti coreografie di questa grande artista, ho partecipato a 5 nuove creazioni. Buongiorno, mi chiamo Clémentine Deluy, ho lavorato con il Tanztheater Wuppertal Pina Bausch e anche sto lavorando con la coreografa Sascha Valls in Berlino con Sascha Valls in guest. So my name is Pascal Merigui, I'm the co-director of the company Merigui Merci. Hello, my name is Brianna O'Mara. I'm a former dancer with Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, and I had the great privilege to be a part of the Wuppertanz program in the summer of 2020 at La Luna Dance Center in Ancona. Ho saputo con molto piacere che Ancona potrebbe diventare capitale culturale nel 2022. Questa è una bellissima notizia. Ho scoperto Ancona da 2 anni fa. Sono stato invitato da Cristiano Marcelli per fare un atelier dalla Luna Dance Center nel quadro del Wuppertanz. Wuppertanz è un ponte, un legame fortissimo con il Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, con la partecipazione di molti dei suoi ballerini. È stata un'esperienza bellissima, con molta generosità, e mi hanno fatto scoprire Ancona con questa ricchezza che c'è ad Ancona, questa generosità, il litorale bellissimo, la campagna, tanta diversi, e senza dimenticare la cucina che è buonissima. E poi ho visto una mostra bellissima, e per me è stato un momento fortissimo, molto importante, una mostra del fotografo Sebastiano Salgado in un posto che si chiama La Molle, penso, se mi ricordo bene, vicino al porto, e questa è stata un'esperienza fantastica. We shared our knowledge with the students and dancers from La Luna Dance Center, and we are surprised about the high dance quality and the openness we found there. It seems that not only Ancona but the whole area benefits from this school. And there is also the Conero Dance Festival to move the city. I discovered also the beautiful Ancona with the traces of a further past, and also an amount of modern proposal, theater, dance, museums, and so on. And also, at least, very good restaurants. Ciao Ancona, io Tusnelda Merci da Wuppertal, co-direttrice della compagnia Merigui Merci. Volevo dire che la città di Ancona è sempre stata una città con molta ispirazione, anche perché grazie a Cristiano e alla Luna e a Simona e a tutto il team della Luna, che sono stato sempre molto molto aperto a tutte le esperienze artistiche che abbiamo fatto in la città con le monumenti antiche. A beautiful invitation actually created my connection to your city.
It was Simona and Cristiano from La Luna Dance Center who invited me, and these two really vivid pacemakers and inspirators of dance in Ancona have a long and deep relation to our work and our company. But the most impressive thing I find is that the two of them transformed their passion for dance into something very concrete in their own hometown in their city. And actually I could experience that when we were performing at Conero Dance Festival, the results of our creative work in the marketplace, in the heart of Ancona, and also to experience the enthusiastic audiences of the citizens of Ancona is a very impressive memory I still carry with me. 10 anni fa ha cominciato la mia scoperta della città d'Ancona. È venuto attraverso il contatto con la Luna Dance Center e il Conero Dance Festival. Ma è stata una scoperta che non si è fermata lì. Continua, continua e continua. La città d'Ancona mi ha sedotto. E perché mi ha sedotto sono tornato e ci torno ancora. Posso dire che Ancona è come la seconda mia casa artistica. Mi ha sedotto di lei la sua creatività, il suo talento, la sua magia e senza dimenticare la sua cucina. Per me Ancona è un terreno molto molto fertile, un luogo di una grande grande potenzialità umana, artistica, culinaria, e posso continuare, continuare, continuare. 2010, anno dell'inizio della mia collaborazione con la città di Ancona, è stato un momento speciale per me, perché è stato lì in quel momento dove ho ricevuto la grande possibilità di cominciare lo sviluppo del mio percorso coreografico. And a couple of years ago I had the great opportunity to go to Ancona to give a workshop and to make a small piece that was performed in the piazza and in Bologna. And I will never forget this experience because of the beauty that I met when I came to Ancona, of the city, of the community, of the people, of the dancers, of Cristiana and Simona, their dedication, the love that they give to the children and adults, to the incredible enthusiasm and openness of the students, to the beauty of how people work together. And there didn't need to be a language that was spoken because the universal language was dance. And for me, it's not only that Pina's work and Pina's dances, Vuppertal comes to Ancona, but the whole world comes to Ancona because we all come from all different places in the world and we join together in this amazing community, which is La Luna Dance Center and the Ancona Dance Festival. Nel 1979 sono entrato come danzatore permanente nella compagnia di danza teatro di Pina Bausch a Wuppertal. Sono rimasto fino al 1997 come danzatore permanente e dopo, del 1997 fino al 2017, sono rimasto danzatore invitato per pezzi di repertorio. Nel 2013 Cristiano Marcelli e Simona Ficoseco mi hanno contattato per insegnare a Ancona al Studio della Luna e fare performance al Conero Dance Festival. Da questo tempo fino adesso, e spero per ancora molti anni, si è sviluppato una collaborazione professionale veramente molto bella, ricca, e che è diventato per me una cosa professionale molto importante. Ho scoperto questa bella città di Ancona, ho anche notato il lavoro culturale importante che fa Cristiano, che fa Simona, in questa bella città, dove trovo che c'è veramente un'attività molto interessante. I was invited to Ancona in 2017 and held a workshop for a week. What is my connection with Ancona? It is dance, movement, sharing, and joy.
What is my memory of Ancona? Among the many students, one of male students said that he would change his major after the workshops because dance does not guarantee his future. However, after the workshop, he said he would continue to dance even if it was difficult. So Ancona remembered the place where he gave courage for trying to give up. Ancona è stato un posto dove io ho avuto l'opportunità di sviluppare parecchi workshop, atelier, progetti alla Mole, al Teatro delle Muse, attraverso la Luna Dance Center, il Conero Dance Festival, il Panettone. Negli ultimi anni sono stata invitata dalla Luna Dance Center ad Ancona per lavorare con i giovani artisti, i danzatori, e per realizzare nuovi lavori e coreografie all'interno del Conero Dance Festival. Ho dei ricordi meravigliosi di questa città. Oggi sono qua per dare il mio supporto alla Ville d'Ancona per essere parte della città culturale 2022. Ho incontrato Ancona tra la bella invitazione della Luna con il direttore artistico Cristiano Marcelli e ho visto che c'è proprio un potenziale nella città per invitare tanti tipi di progetti di danza per fare delle performance che può essere dentro nel teatro delle Muse e anche ho visto dei spettacoli della Luna su questa scena che si chiama La Mole e ho fatto un spettacolo con un'altra coreografa Tusnella Merci sulla piazza San Francesco e c'era una bellissima opportunità di vedere la curiosità del pubblico di Ancona per la danza. C'è un'enorme voglia, un'enorme presenza della gente di Ancona e anche c'è una scena culturale di danza che vuole proprio fare delle bellissime cose in questa città. And I would be very excited to have Ancona being the cultural capital of 2022. We've been there quite often for different projects and different workshops, and we always have been very well received in a very interesting city, full of beauties and interesting people who are really looking forward to develop the art and people who are really taking care of artistic practice. My experience with Ancona was to get to create a piece to be presented in La Mole with fantastic dancers who have nothing but passion and curiosity. And, you know, to see that even in the center of the city, this ancient monument was taken and made as an art space is such a testament to what art means to the city of Ancona. It is a central part of the way of thinking. It is in every aspect of the people. And this is why I'm supporting Ancona as the cultural capital. I got to experience really just creative, innovative ways of thinking, ways to continue on during a pandemic, how to spread art even in the darkest of times. I think that there is huge possibilities for more creativity and celebration and sharing in this city. And I really throw all of my support behind it. Quindi un grande toi toi toi, un abbraccio a tutti voi e un grande toi 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 per 2022. Viva la capitale culturale! For all these reasons, I would like to support the application of the city of Ancona to becoming the Italian Culture Capital of Culture 2022. C'è un'energia di convivere, di ballare, di danzare. Abbiamo bisogno di città così. So I believe this hospitality and this innovative energy and the long-term rooted efforts, work and successes predestine Ancona to be the Italian capital of culture
2022, because I believe people make the places. Per tutte queste ragioni, sostengo la candidatura di Ancona come capitale italiana della cultura per l'anno 2022. And I truly believe that Ancona should be the Italian cultural center for 2022 because it is full of love, appreciation, dedication and beauty. And we need that. And it's a beautiful, beautiful place and I'll never forget going there and I want to go again. Per questo sostengo la candidatura di Ancona a capitale italiana della cultura per 2022 e spero veramente che questa città va a essere scelta per essere la capitale culturale. I want to support Ancona because Ancona is a small but beautiful place. Has a deep culture history and has attracted people who love dance and art. If it become a culture city, the more artistic gather the work, the more it will be. Per questa ragione vorrei sostenere la candidatura di Ancona alla città della cultura italiana 2022. Spero, crossing finger, che Ancona può essere città culturale in 22. E per questo sostengo la candidatura di Ancona come capitale della cultura 2022. So I wish a big toi 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 from Wuppertal to Ancona. I'm crossing my fingers. Ciao. So I keep my fingers crossed. Wish you the best of luck, and I believe hope is a decision. Ciao.